Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti, ci troviamo a Boston, vedete qui dietro c'è la South Station. Quando dico vedete qui dietro, tu in teoria dovresti fare vedete qui dietro, ecco qui dietro, la South Station, grazie Paola. E niente, ci troviamo qui perché volevamo vedere il nuovo murale che ha... Volevamo vedere il nuovo murale, ma al singolare si dice murale senza S, giusto? Non si dice sempre murales. Vabbè, murale, murale o murales, che hanno fatto qua vicino alla stazione. Andiamo Paola. Eccoci qui, sono le 9 del mattino. Questa è la South Station inquadrata bene, non come me la inquadra qualcun altro. E qui abbiamo i soliti grattacieli, vabbè, il distretto finanziario. E adesso Paola, dove siamo dirette? Facci strada! Al murale murales. Poi qualcuno ci chiarirà questo aspetto. Vabbè, basta. Sì, lo so. Potete sapere che su questa parete vengono fatti ogni anno dei diversi murales e appunto una volta ogni 365 giorni li cambiano. E se vi ricordate, qualche tempo fa avevamo fatto appunto un post con delle foto dove c'era il murale con due rondini bianche e azzurre, se non sbaglio, ed era molto bello. L'anno scorso, a causa della pandemia, non è stato cambiato, quindi è durato 2 anni. Ma adesso finalmente ne abbiamo uno nuovo. Andiamo a curiosare. Guarda Paola, intravedo un bel po' di frutta. Wow! Ci sta proprio bene con questo caldo. Vediamo un po'. Sono tutte mele. Ma... Mamma. Guardate qui che abbiamo. Ma è carino, aspetta! Ma dai! Forse sta protestando perché rivuole quello là di prima dove c'erano gli uccelli. Ma dove sei? Vieni! Ma guarda che occhi grandi che ha! È la prima volta che riesco... Amico, scappa! Ecco, è scappato. Stavo dicendo, è la prima volta che riuscivo a riprendere un uccello così vicino. No, perché di solito volano via. Vabbè, va. Sto parlando dell'animale uccello, basta. Dunque, dicevo, guardate che meraviglia. È tutto colorato. Ma perché? Dai. Mamma mia. Oh, aspetta che sto troppo attaccata, non si vede niente. Intanto Paola, vai lì sotto così facciamo vedere quanto è grande, dai. Ecco qui, riuscite a vedere Paola? Guardate com'è piccola! Paola, sei più piccola di una mela, incredibile! Oh, wow, fantastico! Ecco, mi sono messa in una zona dove... Non sto scattando un servizio fotografico. Mi sono messa in una zona d'ombra, così almeno si vede bene. Spero. Bello, mi piace tutto colorato. Dai! Allontaniamoci così lo riprendiamo meglio ancora. Guardate da quest'altro lato che carino, però hanno sistemato tutto il giardino, che ricordo che negli ultimi tempi era un po' trascurato, e hanno messo anche queste seggiolette. Guarda Paola, belle. Guardate un po'. Allora arriviamo qui, ci sediamo un istante Paola e ammiriamo questo murale in tutta la sua bellezza. Vieni. Eccoci qui! Non ci siamo sedute, siamo rimaste in piedi comunque. E niente, vabbè, spero che si veda perché c'ho sempre il sole che mi sta nel verso sbagliato. Comunque trovo che sia molto bello, è stata un'esperienza divertente, non trovi Paola? Bene ragazzi, ora Paola vi saluta. L'ho lanciata praticamente e... e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!